Nome: Federico. Cognome: Balzaretti. Chi è Federico Balzaretti? Un ragazzo molto semplice, tranquillo, sereno, un padre di famiglia, una persona che ama il proprio lavoro. L'aggettivo che ti descrive meglio? Generoso. Balzaretti calciatore, la dote migliore che hai? Credo la testa, la mentalità, non colpo di testa, la testa proprio come mentalità. Il tuo punto debole? Tra tutti credo forse la tecnica. Spiega perché un allenatore dovrebbe farti sempre giocare. Perché credo di dare sempre il 100%. Sulla maglia dai tempi di Palermo è il numero 42, perché? Perché è l'anno di nascita di mio papà e visto che è una persona che mi segue sempre, mi ha accompagnato al campo quando ero piccolino, insomma una persona che stimo, che amo particolarmente, quindi l'onore a lui. Ripensa alle lacrime dopo il gol dell'ultimo derby. Che cosa ti viene da dire? Che è stata una cosa molto bella, molto forte, molto toccante e sono contento che sia uscita un'esultanza del genere. Prova di immaginazione allora. Dopo aver segnato il gol al derby, entri casualmente in un bar tappezzato di biancoceleste e frequentato soltanto da tifosi laziali che ovviamente ti riconoscono. Come ti comporti? Mi ha fatto finta di niente scappare, mi sai meglio. Se ti dico un nome, Eleonora. È mia moglie. Un piemontese e una siciliana, che mix è? Ma sono due siciliani praticamente, perché io sono molto più siciliano di lei. Quando e dove l'hai conosciuta? A Palermo, ormai quasi 5 anni fa, tramite un amico in comune, il parrucchiere, e quindi insomma siamo iniziati a frequentare, poi insomma ci siamo sposati, abbiamo bambine, stanno tutto bene. Come l'hai conquistata? Non so, bisogna chiederlo a lei, io sono sempre lo stesso, insomma, credo che siano due ragazzi molto molto semplici, che abbiamo molti molti lati in comune, quindi ci siamo trovati, è stata empatia subito. Opera di Parigi. Ci vai per passione o per dovere coniugale? Ci vado per passione. Guarda, è un mondo che non conoscevo ed è un mondo che in questo momento amo e appena posso ci vado. Avrai sicuramente imparato a conoscere Parigi in questi tempi. Direi che insomma la frequentiamo di sovente. Vediamo se la conosci davvero. Il fiume che attraversa Parigi. Senna. Il museo più famoso di Parigi. Louvre. Il quartiere degli artisti. Montmartre. La più bella ballerina che lavora a Parigi. Eleonora Bagnat. Recita una frase in francese che diresti entrando in un ristorante. Bonjour, se è possibile mangiare ici. Traduzione? Possibile mangiare qui, possibile mangiare. Ti dividi tra Roma e Parigi. Dici quale delle due città è la più caotica. Roma. La più elegante. Parigi. La più intrigante. Per me Roma è la più bella città d'Europa. La più romantica. Entrambe. Hanno dei lati entrambi particolarmente romantici. Forse la più bella ci hai già risposto. La più bella è Roma, sì. Come arte, come storia, è Roma, senza dubbio. Le tue passioni fuori dal campo? Tutto il tempo che ho lo dedico alle mie tre bambine e a mia moglie, insomma. Visto che non è moltissimo, però, insomma, stiamo con loro. Come trascorri il tempo libero con le tue figlie? Ma mi piace in bicicletta, portarle al parco, poi loro hanno le loro attività, la più grande fa tennis, la seconda fa danza, giardini, parco, cinema, tutto quello che facciamo, i compiti, quindi tutto quello che è un pochettino il loro mondo. E come te la cavi a vivere con 4 donne? Non conto niente in casa, praticamente vengo proprio dopo tutti. Saluta i tifosi della nazionale. Stateci vicino sempre, mi raccomando, forza Italia, forza Azzurri. E siamo già in Brasile, stateci vicino veramente perché quest'anno speriamo di fare un grandissimo mondiale.